Raptor 4x4, produzione e vendita accessori per fuoristrada. Più di 3.000 articoli subito disponibili. Ordini telefonici e online. Spedizione in tutta Italia con pagamento alla consegna. www.raptor4x4.it. Traction 4x4, azienda leader nella vendita di prodotti di alta gamma per fuoristrada. Sul sito www.traction4x4.it troverai un catalogo completo di prodotti, novità e tante offerte. Acquista direttamente online e ricevi comodamente a casa tua i migliori prodotti per il tuo 4x4. Buongiorno a tutti, ci troviamo al raduno hard organizzato dallo SNAES Club 4x4 e la seconda edizione del Crawler Day. Siamo nel comune di Francavilla di Sicilia e in questo momento ci sono i partecipanti che si stanno iscrivendo. Si tratta di un raduno hard composto da 4 maxi prove hard più 2 prove speciali per le macchine super preparati, 2 blocchi e pericello e prove speciali solo ed esclusivamente per i prototipi. Qui nel luogo di iscrizione stiamo facendo le colazioni, lo staff e gli organizzatori e i partecipanti, e poi stasera sarà prevista la cena per tutti i partecipanti al raduno. Ci saranno 100 iscritti, sono tutte macchine super preparate, trattandosi di un raduno hard. E la maggior parte del percorso sarà su pietra, qualche corso d'acqua, qualche salitina di fango, c'è un po' di tutto, e faremo utilizzare ai partecipanti tutto quello che hanno a disposizione, dai blocchi al vericello. Dovranno sfoggiare il meglio delle loro capacità e delle loro attrezzature dei fuoristrada. Il percorso si snoda nei comuni di Francavilla di Sicilia e Castiglione di Sicilia. Il percorso è diviso in 4 maxi prove hard. Allora, nella prima prova hard ci sarà una selezione da parte dello staff. E ci sono delle prove speciali solo per le macchine super preparate con 2 blocchi e vericello, e delle prove solo per i prototipi. Nella seconda prova hard troveremo sempre rocce e qualche corso d'acqua. La terza è inedita, aperta apposta per questo raduno, è una variante mai percorsa, sempre su fondo roccioso, mentre la quarta prova, che anche questa sarà divisa fra prototipi, macchine super preparate e auto normali, è una salita che oggi, visto che ieri ha piovuto, sarà anche abbastanza fangosa.
Si tratta di un raduno hard che fa parte del calendario raduni FIF Federazione Italiana Fuoristrada, raduni nazionali, e infatti abbiamo il piacere di avere partecipanti che provengono anche da altre regioni, addirittura da Malta. Ciao a tutti, sono Francisco Trovato Miralles, faccio parte del gruppo Overdrive 4x4. Oggi ci troviamo qua nelle pendici del Monti Nebrodi e stiamo percorrendo un tracciato, un raduno con le Snails 4x4. Il tracciato è prettamente hard, è ricco di mulattiere, fiumare, con obblighi di blocchi anteriori e posteriori e vericelli. Oggi si sono messe a dura prova quasi tutte le autovetture, ci sono state rotture, solite giunti, semiassi, chi più e chi meno, barre pitman, e niente, stiamo proseguendo, per adesso ci stiamo divertendo, siamo quasi a metà del percorso, stiamo riparando una macchina, sempre il gruppo Overdrive, però stiamo riuscendo a ripararla e a breve continuiamo a divertirci. Beppe, appena metti ruota davanti. Aspetta. Oh! Attenzione. Allora, oggi stiamo procedendo per fare un raduno nazionale iscritto a un calendario nazionale della Federazione Italiana Fuoristrada. Stiamo partendo da questo posto magnifico per attraversare le zone qui limitrofe e far rispecchiare quello che sono le caratteristiche di questa zona, una parte della nostra Sicilia molto bella, tra virgolette. Sono dei raduni paesaggistici, infatti chi partecipa si porta dietro la famiglia ed è un modo come stare insieme all'aria aperta. I partecipanti sono per l'80% tutti siciliani, ci sono anche molti partecipanti di Malta e tanti della Calabria, e ci sono pure delle presenze della Campania. È stata una concentrazione di molti fuoristradisti a livello nazionale, si può dire. Capita spesso nei raduni che si organizzano qua in Sicilia, visto che è una terra molto bella, molto ambita per i fuoristradisti. Buonasera a tutti, oggi siamo venuti al raduno di Peppe Motta degli Snails, un raduno diciamo prevalentemente hard, molto impegnativo. Noi solitamente prediligiamo questo genere di raduni perché abbiamo modo di esprimere il nostro potenziale sia a livello di mezzi e sia a livello diciamo di esperienza dei copiloti. Io sono Carlo Vannucci, vicepresidente della Federazione Italiana Fuoristrada, che, come molti sapranno, è una federazione di club, quindi abbiamo tutti i club, circa 250 club sul territorio italiano, che si affiliano alla Federazione Italiana Fuoristrada per creare una grande famiglia, una grande associatività e soprattutto godere delle varie agevolazioni che questa affiliazione comporta. In ambito nazionale abbiamo circa 300 raduni come quello che oggi andrete a riprendere, a reportare, quindi oltre 300 raduni su tutto il territorio italiano, e la federazione promuove
specificatamente questo tipo di attività, che è amatoriale, non è competitiva assolutamente nella maniera più assoluta, proprio perché questo tipo di manifestazioni promuove anche il territorio ed è quello un punto focale dove noi appunto poniamo l'attenzione, cioè promuovere il territorio attraversato da queste manifestazioni. Questi raduni possono essere un po' più impegnativi, ma nella maggior parte dei casi sono molto turistici, quindi aperti in alcuni casi anche ai SUV, alle famiglie, a chi si sta per la prima volta avvicinando al mondo del fuoristrada. E questo è il nostro obiettivo, è quello di far divertire le persone nella massima sicurezza, con le massime coperture assicurative per gli organizzatori e anche per i partecipanti, ma soprattutto far conoscere il territorio, quindi andare a visitare per esempio il castello di Francavilla o il bellissimo bosco di Malabotta o tutte le altre piccole perle nascoste, di bellezza nascoste nel nostro territorio, raggiungibile ovviamente solo con un veicolo off-road. Quindi vi ringrazio per l'ospitalità, ringrazio il club Snails e ci vediamo lungo il percorso. Ci possiamo dire soddisfatti della giornata, indubbiamente. Era stato pensato un raduno diverso dai classici raduni, un raduno che fosse più hard, più duro, più tecnico, un raduno dove i partecipanti dovevano cimentarsi, sperimentarsi, mostrare le loro capacità, quello che hanno acquisito in questi anni di esperienza loro e nella preparazione delle loro auto. Abbiamo visto cose bellissime, equipaggi molto competitivi ma anche molto solidali fra loro. Abbiamo visto molto spirito di amicizia e di divertimento. Era proprio questo il nostro obiettivo e ci riteniamo molto soddisfatti. Siamo fiduciosi e sempre più incoraggiati ad andare avanti con le prossime edizioni del Crawler Day, seguendo questa scia, questa via che ormai è stata tracciata. Contenendo micropolveri di particelle di ceramica, il trattamento della Ceramic Power Liquid crea un rivestimento protettivo che, eliminando gli attriti, rende più fluido il movimento delle parti meccaniche. Ceramic Power Liquid, la fonte della giovinezza dei motori. Fortecnic è il rivenditore ufficiale dei migliori accessori per fuoristrada. La qualità muove la nostra passione. Si è svolta il 21 giugno a Genova Bolzaneto la terza tappa del quinto campionato CTF organizzata dal Savona Fuoristrada in collaborazione con il 4x4 Landia sotto il patrocinio dell'ente nazionale Fiamma Fuoristrada presso la pista denominata degli Asini, gestita dal club genovese Goesecche. Il club, nato grazie alla passione di un gruppo di amici per l'off-road, conta 70 soci ed è attivo, oltre che nell'organizzazione di raduni nazionali, anche per la collaborazione con la pubblica assistenza locale. Sensibili anche verso il sociale, i ragazzi del Goesecche non sono di certo mancati tra le prime file del Non c'è fango che tenga, in occasione degli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito la città di Genova. Dedicano inoltre giornate in favore di ragazzi diversamente abili e raccolgono fondi destinati a supportare economicamente famiglie con gravi difficoltà. Il sabato precedente la manifestazione si sono dati appuntamento il team dei tracciatori con alcuni ragazzi del club ospitante per la definizione delle aree, nelle quali hanno poi disegnato, sotto la direzione esperta di Nicola Ferrara, le quattro prove da svolgersi in andata e ritorno per le quattro categorie di veicoli in gara. Le
Lo staff CTF è stato raggiunto poi nel tardo pomeriggio dai vari team e club ed hanno dato fuoco alle braci, come ormai da tradizione, per trascorrere la serata preludio dell'evento, occasione di confronto sulle preparazioni dei mezzi e sulle strategie da mettere in campo nella giornata di gara, ma anche occasione di consolidamento di amicizie e conoscenza tra i partecipanti, che rispecchia il puro spirito di questo campionato. All'alba della domenica, lo staff del CTF, effettuati gli ultimi controlli pre-gara dei precorsi, è stato raggiunto dai concorrenti, sempre numerosi, che per questa terza tappa hanno contato ben 31 equipaggi iscritti. Una volta espletate le procedure di iscrizione e le verifiche tecnico-sportive dei mezzi, alle ore 10.30 Nicola Ferrara ha dato ufficialmente il via alla manifestazione. Andata. Bene, peccato lì, avremmo fatto veramente un ottimo prova. Lanciavamo sulla radice. Lanciavamo troppo, saltava, andava a rischiare, certo. Cioè. Meglio saltare la porta prova che bruciare la prova. Come da regolamento, sono state 4 le categorie in gara divise in gruppi veicoli sbloccati o senza blocco, categoria con percorrenza contrassegnata dal colore verde con 8 team iscritti. Gruppo veicoli con blocco, categoria con percorrenza contrassegnata dal colore blu, con 9 equipaggi in gara. Gruppo veicoli con 2 blocchi, categoria con percorrenza contrassegnata dal colore bianco, con 7 team concorrenti. Ed infine il gruppo veicoli speciali, categoria con percorrenza contrassegnata dal colore giallo, con 7 team partecipanti. Com'è andata? Benissimo. Il mezzo è un Cherokee 4000 di serie, senza particolari preparazioni, blocco davanti e dietro. E il mezzo va più che bene, è il pilota che ogni tanto ha qualche problema. Salite e canali sono il punto forte, equilibrio sempre incerto tra gas e grip, dove divertimento e spettacolo la fanno da padroni. Agli equipaggi presenti è stato comunicato il tempo massimo di percorrenza di 7 minuti, sancito per questa specifica tappa e per ogni prova valutativa, e la cui rilevazione dei tempi è stata affidata al capo della prova, assegnato ad ogni prova stessa. Noi avevamo già dalla lamiera, quindi eravamo fuori.
Le diverse prove allestite su terreno naturale, perfettamente boschivo, hanno offerto differenti difficoltà spaziando tra salite ripidissime, twist con laterali insidiosi, curve iperquadre che solo i proto, e non tutti, riescono a percorrere. Fotografi e pubblico hanno seguito con vivace partecipazione i vari passaggi. Tutte le prove sono state aperte simultaneamente nei due sensi di marcia, con quattro capi prova e quattro ripetitori incaricati alla valutazione e alla rilevazione dei tempi di percorrenza nei percorsi di gara. Come da regolamento all'interno di ogni prova valutativa, delimitata da bandelle, sono state poste quattro porte differenti per ogni categoria di veicoli, sulle quali è stato posto un numero bifacciale progressivo e di colorazione differente per ogni singola categoria, in modo da consentire agevolmente ai piloti l'individuazione delle porte da percorrersi nei due sensi di marcia. Le porte sono delimitate da due paletti in legno posti in corrispondenza dell'ostacolo da superare, creando così un percorso obbligato nell'ambito della zona di ogni singola prova, con difficoltà diverse e crescenti per ogni categoria di veicoli in gara. Delle vetture è determinato dal facente funzione di capoprova in base all'equipaggio che si presenta per primo ad ogni prova valutativa, seguendo poi l'ordine di presentazione dei partecipanti che sono liberi di scegliere in quale senso di marcia disputare le prove. Oltre alla rilevazione dei tempi entro cui svolgere la prova, il facente funzione di capoprova attribuisce e registra sulla tabella di marcia eventuali penalità previste dal regolamento. Siamo bene, via, andiamo insieme, siamo contenti, vediamo le prossime. Bravi ragazzi. Differenti difficoltà e caratteristiche territoriali hanno contraddistinto ogni singola prova, costringendo i vari equipaggi in gara all'attenta valutazione del passaggio seguita in prova, a volte da correzioni in extremis. La prova numero 1, situata in posizione adiacente al parco chiuso e zona ristoro, è stata subito presa d'assalto dai team, che in modo ordinato si sono prenotati per affrontare la prova. Vista l'ampiezza della zona di gara, per meglio seguire gli equipaggi, il capo prova è stato affiancato da un ripetitore. Buongiorno a tutti, io sono Mattia Pilotto, lui è Mario Pilotto, mio padre, e insieme formiamo il Pilot Team. E siamo un gruppo di appassionati di trial 4x4, ormai da 4 anni partecipiamo attivamente al campionato regionale di trial e abbiamo fatto anche qualche presenza al campionato italiano.
E, in mezzo noi partecipiamo nella categoria un blocco con il nostro Suzuki Samurai. È una macchina che non ha, vista la categoria, non ha subito modifiche estreme. Dalla parte motore originale abbiamo cambiato i rapporti al riduttore, abbiamo delle super ridotte e vabbè, abbiamo blocco RB posteriore. E assetto è un set a balestre zanfi 2,5 pollici, è stato modificato da noi, nel senso che è stato rimosso un foglio per aumentare la morbidezza generale. Gomme normali Trial Extreme misura 215-80. E la gara di oggi poteva andare meglio, nel senso che abbiamo fatto un errore alla prima prova, ci siamo appoggiati sul fianco, un errore di valutazione del percorso. E poi adesso stiamo cercando di rimettere in carreggiata la gara, però non sarà semplice. Sono due generazioni a confronto, sono 30 anni che si gioca con gli amici su queste piste e ora i ragazzi giovani che cerchiamo di portare a fare questo sport molto interessante, relativamente poco pericoloso e molto, molto, molto simpatico anche per tutte le persone che lo guardano intorno a noi così sulla pista. 7 minuti, fate blu andata. 3, 2, 1, via! In questa prova il terreno umido a tratti non ha certo favorito il passaggio dei team, dove in tutte le classi hanno mostrato la necessità di dover correggere le traiettorie per meglio presentare i propri mezzi nelle singole porte. Come siete messi in classifica oggi? Comandante? Una e una. Oggi stiamo andando bene. Oggi stiamo andando bene, però. Classifica generale, sono secondi di classe. Vediamo bene di portare a casa un buon risultato. E qui? La macchina stavolta si comporta bene. Un'ottima prova, ragazzi. È stato di bel lavoro che abbiamo fatto stamattina. Anche nella categoria veicoli speciali, i mezzi sono stati messi a dura prova non solo da grip assente, ma anche dalla tortuosità del percorso disegnato per questa categoria. Laio, ce l'hai il compressore! Che problema avete? Sta scoppiata la gomma. Paura di averci infatti. Finora com'è andata la mattinata? Abbastanza bene, dai. Non ci lamentiamo più di tanto. Il percorso tracciato per le categorie verdi e blu ha costretto i piloti a compiere tortuose manovre per rimanere entro i tempi e i propri percorsi. Diverso il percorso per le categorie dei veicoli bianchi e gialli, dove i tracciatori hanno invece usufruito al massimo delle pendenze e dei canali e rampe presenti, creando una prova di vera tecnica trialistica dove il millimetro e il cavallo hanno fatto la differenza. Alle 17.30 il giudice unico Nicola Ferrara ha decretato la fine delle prove e l'obbligo dei piloti alla consegna delle schede di valutazione per la verifica delle penalità conseguite ai fini della classifica. Durante i tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure di verifica delle schede, i giudici di gara si occupano come consuetudine di ripristinare il territorio, eliminando ogni ausilio utilizzato per l'allestimento delle prove e avendo cura di lasciare il terreno pulito nel pieno rispetto della natura.